Apriamo, vediamo il mio giochino. Vediamo. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ebbene sì ragazzi, mi hanno rubato il contenuto del pacco Amazon. Per la precisione, il pacco conteneva la console della Nintendo per giocare a Mario Bros. La confezione esterna del pacco di Amazon era intatta, non era assolutamente rovinata, però era rovinata la confezione del gioco, infatti il sigillo di garanzia era rotto. Questo mi fa presumere che il gioco sia stato rubato prima di essere confezionato. Pensate che lo scorso anno mi hanno rubato l'iPhone, cioè io ho ordinato il mio iPhone 11 da Amazon Prime e sono contenta, arriva il mio pacco, lo apro e non c'era dentro l'iPhone, cioè immaginatevi l'ansia. In quel caso però era proprio rovinata, diciamo, anche la confezione esterna, il pacco esterno. A guardarlo bene effettivamente poi mi sono resa conto che era leggermente aperto in un punto e probabilmente da lì hanno estratto il mio iPhone. In compenso, come premio, dentro nella scatola, che comunque era pesante, no? Che cosa ho trovato? Una bottiglietta di vetro con la salsa di soia. Perché vi sto parlando di questi due disguidi? Perché vorrei parlarvi di quanto sia importante il servizio clienti, il servizio post vendita. Nei commenti sotto al video in cui parlavo della chiusura dei Disney Store, proprio con uno di voi mi è capitato di parlare dell'acquisto online, di quanto questa persona preferisse l'acquisto su Amazon con l'opzione Prime, proprio per la sicurezza e la tempestività del servizio clienti. Nei vari commenti abbiamo anche parlato della differenza del servizio clienti tra Amazon e altre catene che vendono magari prodotti di tecnologia e della appunto differenza di trattamento che si ha su Amazon o tramite queste catene. E abbiamo parlato anche un po' del servizio clienti in generale anche per quanto riguarda negozi di più piccole dimensioni, cioè non catene multinazionali come, non so, MediaWorld, Euronics, eccetera eccetera, ma anche per esempio negozietti come il mio. Effettivamente il servizio clienti è molto diverso e questo è ricollegabile in prima battuta proprio alle dimensioni delle aziende. Facciamo un passo indietro. Innanzitutto penso che il servizio clienti di Amazon sia uno dei migliori al mondo, se non proprio il migliore. Nel giro di poche ore infatti hanno emesso un buono Amazon sul mio account in modo che così potessi rieffettuare il mio acquisto. Oltretutto, contattando telefonicamente il servizio clienti, sono super reperibili, rispondono subito e anche molto gentili. Nel caso dell'iPhone invece, per esempio, mi avevano chiesto di spedire indietro il pacco con dentro la salsa di soia e poi ho avuto il rimborso e ho effettuato nuovamente il mio acquisto, diciamo. Quindi c'è stato un passaggio più lungo, chiaramente dovuto al fatto che l'iPhone ha un valore nettamente superiore rispetto alla console di Mario Bros. Di cui parlavo prima. In ogni caso la cosa è stata super rapida in entrambi i casi. E questo perché può avvenire? Perché Amazon può permettersi di emettere con così facilità un buono per farti rifare l'acquisto o sostituirti un prodotto senza nemmeno mandarlo in assistenza? Per via della sua struttura, come dicevamo prima, della sua grandezza e della sua potenza. Grazie alla sua struttura, per Amazon è tantissimo più semplice emettere un buono su un acquisto magari appunto di un importo contenuto, dopo tutto, piuttosto che avviare tutta una serie di passaggi infiniti. Questo perché comunque riescono ad ammortizzare il costo di questo buono, perché con tutti i prodotti che vende Amazon di sicuro non è facendo un buono da 50 euro che perdono qualcosa. Questo chiaramente lo possono fare per il volume di vendite che hanno nei negozi più piccoli. Già nelle catene una politica di questo genere non è assolutamente gestibile. Le catene di negozi, pur avendo dei volumi di vendita elevatissimi rispetto magari a un piccolo negozio, non possono però permettersi questo genere di politica post vendita. Perché le catene non possono farlo? Per via delle dimensioni, che sicuramente sono più ridotte rispetto a quelle di Amazon, e anche per via dei costi fissi che in proporzione per loro sono molto più alti rispetto a quelli di Amazon. Devono perciò rifarsi alle garanzie garantite, scusate il gioco di parole, dalla casa madre del prodotto che loro vendono.
e di conseguenza sono costretti a mandare in assistenza il prodotto. È chiaro quindi che un servizio post vendita così potente come quello di Amazon conta tantissimo nella scelta di effettuazione dell'acquisto proprio sulla loro piattaforma. Io per esempio scelgo Amazon anche per acquisti di elevato importo perché, essendo abbonata Prime, mi sento tranquillissima. Che cosa cambia invece per un negozio ancora più piccolo di una catena? In quel caso, secondo me, entra in gioco il fatto di poter avere un rapporto personale, perché parliamoci chiaro, se andiamo in una catena di negozi, sì, certo, abbiamo il rapporto personale con l'assistente alla vendita che ci sta facendo la vendita, però è diverso che avere a che fare direttamente con una persona che magari è la proprietaria proprio di quel negozietto, è molto diverso. Si instaura un rapporto di fiducia anche più profondo in un piccolo piccolo negozio come il mio, penso. Ed è forse per questo che molte persone scelgono ancora di andare ad acquistare di persona. Questo rapporto di fiducia si crea tantissimo anche in base al fatto che il titolare dell'attività vuole che il cliente ritorni, quindi anche nella eventualità in cui possa presentarsi un problema e il prodotto abbia un difetto, il negoziante farà di tutto nei tempi più brevi possibili per cercare di soddisfare il suo cliente, non perderlo e continuare a farlo tornare in negozio. Questo aspetto invece potrebbe essere meno forte in una catena, perché viste le dimensioni più grandi e visto che chi ha a che fare con la clientela non è il proprietario ma è un dipendente, potrebbe avere una visione meno d'insieme e quindi attivare una serie di procedimenti un po' troppo complicati, complessi e lunghi che porteranno poi quella persona a non tornare più a fare l'acquisto lì. Io per esempio faccio un po' questo ragionamento, cioè se devo andare a prendere un articolo particolare in un particolare negozio fisico, tengo ancora ad andarci, tendo ancora a prediligere l'acquisto fatto in un piccolo negozio. Però devo dire che ho completamente azzerato tutti gli acquisti che prima facevo nelle grandi catene, non ne ho più fatti. Quindi diciamo che si va un po' agli estremi. Cioè ho categorizzato un attimino i prodotti tra quelli che acquisterò sempre online e quelli che non ne acquisterò mai. Effettuate anche voi questo tipo di scelta, ma soprattutto avete avuto anche voi bisogno di rivolgervi al servizio clienti Amazon? Per quali motivi? Come vi siete trovati? Sono super curiosa e aspetto i vostri commenti qui sotto. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale lasciandomi il vostro like di supporto e attivando la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Finalmente! No, andiamo bene!